Al Fittipaldi il Francavilla torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive con Gravina e Trastevere. I sinnici, privi di Seccum, ospitano il Manfredonia con il nuovo acquisto ex Juventus Pazienza. La gara inizia con i padroni di casa che provano subito ad attaccare con Ancora che, su punizione, impegna un impreciso Tarolli che para in due tempi. Un fuoco di paglia per il Francavilla perché è il Manfredonia che fa la gara e diventa padrone del centrocampo e all'undicesimo l'arbitro Carrione assegna proprio ai pugliesi un rigore per fallo di Gravagnone su un attaccante ospite. Sul dischetto va alla porta che realizza il vantaggio. Al sedicesimo ospiti ancora pericolosi con una punizione di Pozzi ma Gravagnone para. Un minuto dopo la porta ci riprova e ancora una volta Gravagnone non si fa sorprendere. La partita scivola via fino al 36esimo, quando i sinnici riescono a costruire la prima azione da gol con Aleksic, che si trova davanti al portiere ma sciupa amaramente. Al 38esimo il Francavilla protesta per una spinta in area ai danni di Gasperini, ma l'arbitro lascia correre. E nel minuto di recupero l'arbitro fischia su traversone di Fanelli un rigore per i padroni di casa per fallo di mano avversario. Sul dischetto va Aleksic che pareggia i conti. La ripresa è tutta un'altra storia. Il Francavilla parte forte e già al secondo minuto si rende pericoloso con la difesa avversaria che si difende come può. Un minuto dopo, però, i pugliesi sono costretti a capitolare con Fanelli che, servito ottimamente, non se lo fa ripetere due volte per siglare il gol del vantaggio. Mister Vadacca prova a cambiare pedine in campo, entra a Coccia per Romito, ma all'undicesimo minuto arriva il terzo gol del Francavilla con Aleksic su assist di Fanelli. I pugliesi subiscono il colpo, il bomber francavillese galvanizzato al 17esimo costruisce un'altra grande occasione dove il portiere Tarolli compie un vero e proprio miracolo. Rallenta il ritmo della gara, il Manfredonia cerca di attaccare per riaprire la partita. Ci prova con alcuni tentativi da lontano, ma il risultato non cambia. Finisce 3-1 per i sinnici che tornano alla vittoria dopo due settimane.